Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh, è finita la partita. Io ho aspettato un pochettino a fare il video perché mi sono dovuto calmare, nel senso, oggi veramente non possiamo dare la colpa a nessuno, o meglio, vedremo poi magari di chi è la colpa e non abbiamo alibi per quanto riguarda l'arbitraggio. E, beh, Pisa scende in campo con un 4-3-1-2 e la Salernitana contrappone un 4-4-2. Andiamo a vedere le formazioni. Perrilli tra i pali, Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi, Gucker, De Vitis, Mazzitelli, Siega, Masucci, Marconi. Beh, nel Pisa ci sono state assenze importanti. Vido per uno stiramento. E Wagner, Marin, perché hanno, diciamo, giocato nella nazionale rispettivi paesi e quindi sono stati, insomma, messi in quarantena, insomma, in quarantena fiduciaria, diciamo così, diciamo così. E Belindelli era in panchina. Beh, per quanto riguarda la Salernitana, Belek, Casasola, Aia, Gomberg, Lopez, Lombardi, Capezzi, Di Tacchio, Cicirelli, Djuric e Tutino. Beh, queste sono state le formazioni in campo. Ora io dico, va bene, andiamo a vedere la partita. Diciamo, analizziamo subito la partita. Allora, il Pisa è sceso in campo all'inizio con le idee giuste, insomma, ecco. Perché diciamo così che ci sono state varie occasioni per il Pisa. All'ottavo Lisi fa un bellissimo slalom, ma poi conclude fuori. Al 18esimo bel tiro di Capezzi a Salernitana, al 20esimo Mazzitelli tira dal centrocampo, ha visto Belek fuori dai pali e ci ha provato. E poi dal 24esimo l'angolo Gucker, una bomba veramente, ma parata sempre da Belek. Poi al 27esimo, su uno svarione difensivo del Pisa, praticamente Tutino in sacca. C'è poco da fare. Poi andiamo avanti, al 36esimo c'è stata una mano dubbia nell'area salernitana. Comunque, non è poi quello, insomma, alla fine che ha inciso il risultato. Poi al 37esimo un altro tiro di Marconi, al 38esimo Capezzi la punizione e al limite sulla barriera. Il primo tempo finisce qui, quindi si scende negli spogliatoi con la Salernitana in vantaggio per una rete a zero. Io francamente, visto il primo tempo, ho detto vabbè, sicuramente dico il Pisa riuscirà, insomma, almeno a pareggiare la gara. Perché insomma alla fine abbiamo avuto il 68% del possesso di palla, quindi cioè, voglio dire, comunque diciamo, la Salernitana ha giocato di rimessa, se avete visto, e il gioco di rimessa ha pagato, e ha pagato anche nel secondo tempo. Anzi, io direi che ha pagato più nel secondo tempo che nel primo. Perché? Perché D'Angelo è propositivo con la spinta in avanti. Quindi di conseguenza con la spinta in avanti sei soggetto inevitabilmente al contropiede avversario. Poi tanto più che ti mancano due assi, quindi Wagner in difesa e Marin, al di là di Vido, perché comunque voglio dire anche Masucci ha dato il suo, insieme a Marconi. E poi analizzeremo anche le sostituzioni. Comunque. Io oggi avrei visto forse nel secondo tempo o all'inizio partita Vido. Purtroppo non abbiamo avuto disponibile, quindi niente. Il secondo tempo si apre con la sostituzione da parte della Salernitana, Kupic e Schiavone al posto di Capezzi e Lombardi. Subito all'inizio della ripresa. E al 47esimo cavalcata di Lisi. E Siena non si capisce cosa ci sta a fare.
forse non aveva capito nemmeno lui come mai lì si era passata la palla. Comunque, vabbè, al 51esimo Marconi di testa veramente, ma era quasi quasi, io l'avevo vista dentro, ma Belek dice no. Bel colpo di testa da parte di Marconi, ma il portiere della Salernitana dice no. Vabbè, al 53esimo inizia D'Angelo, inizia a sostituire i giocatori. Quindi Siega per Soddimo e Birindelli per Belli. Non lo so, cioè, voglio dire, va bene, Pisa rimane un 4-3-1-2. Al 57esimo Kupic fa la rete, quindi non sono passati neanche 3 minuti dalla sostituzione che ha fatto D'Angelo. Kupic insacca e niente, e alla fine siamo su 2-0. Poi Masucci per Palombi e Sibilli per De Vitis. Sono le altre due sostituzioni. Il modulo rimane lo stesso, quindi si insiste, ovviamente, perché a questo punto non hai più niente da perdere, quindi Tutino al 62esimo segna la terza rete e Kupis al 70esimo chiude la gara con la quarta rete. Poi 76esimo Sibilli di testa. Poi cosa dire più? Meroni per Lisi. Allora andiamo a analizzare poi. All'81esimo Marconi su rigore, procurato da Gucker. L'arbitro ha concesso rigore, ma sinceramente, francamente, io non lo so se era rigore. Comunque, vabbè, Marconi in sacca, quindi siamo sul 4-1. Il resto è poesia, ragazzi. Il resto è poesia. Poesia, o se no, è da bar. Andiamo lì al bar, facciamo due parole, due chiacchiere. Allora, difesa inesistente. Difesa inesistente. Sul primo gol la difesa non so cosa stava facendo. Non so cosa stavano facendo Belli e Benedetti. Non si sa. Poi me lo spiegheranno, poi magari lo spiegheranno a qualcuno. Bene Caracciolo, benino Lisi. Sapete che io non do voti, no? Ma oggi ci sarebbero veramente da dargli i voti perché è stata veramente in difesa una tragedia greca. In avanti non si riesce a concludere niente. Bravo il portiere Belek, al contrario del nostro, che il nostro è un groviera, tipo Leerdammer, avete presente? Secondo me non è neanche un cattivo formaggio, è tutto sommato. Se noi continuiamo con questo portiere io voglio vedere come andiamo a finire. Perché io non dico che, ma su 4 reti 2 andatevele a vedere bene, perché ragazzi, che dire? Che dire? Qui non basta piedi a terra e testa bassa, non è sufficiente. Qui dobbiamo trovare la quadra, dobbiamo trovare la quadra quando è il momento di giocare con la spinta in avanti e quando è il momento di stare un po' più arretrati e un po' più in chiusura, perché oggi secondo me era necessario stare un po' più in chiusura. Io non avrei visto male neanche un 3-5-2 oggi, stando così le cose. Va bene? Perché in difesa eravamo veramente scarsi. Scarsi. Perché sulle ripartenze abbiamo subito di tutto e di più. Sulle ripartenze abbiamo subito di tutto e di più. Bene? Ecco. Poi io non so cosa vogliamo aspettare. A dare il cambio al portiere, non lo so, aspettiamo ancora, ma aspettiamo ancora. Alla fine l'Ascoli ha perso, Pescara ha perso, mi spiace per il mio amico Antonio, ma andare avanti così, ora al di là che con la Cremonese sappiamo, per carità, con la Reggiana, vabbè, anche lì d'accordo. Ma così non si va. Poi, indipendentemente di Udice, Tutino, bella partita. Diciamo così, la Salernitana, insomma, ha fatto vedere, voglio dire, che sulle ripartenze,
Questi due sono veramente micidiali. Castori quest'anno si trova in una formazione che riesce, sicuramente riuscirà a gestire molto bene. E io mi fermerei qui perché non voglio andare oltre e non voglio dire niente più su questa partita, perché tutto quello che dovevo dire l'ho detto, no? Mi pare. Quindi, cioè, non ho niente da dire. Poi, ecco, sì, ho sbagliato, scusate, non è la sostituzione del Pisa al 53esimo, non è stato Siegasori, ma è stato De Vitis, che anche oggi De Vitis non mi è piaciuto. Se devo dire che mi è piaciuto veramente, stento. Stento. Stento perché Pisa è concludente. Pisa è concludente, per amor di Dio, grazie a Belek, perché veramente portiere che ha parato di tutto e di più, però alla fine non abbiamo concluso niente. E, anzi, qualcosa l'abbiamo conclusa. Abbiamo concluso che ne abbiamo presi 4 oggi. 4. Va bene, e niente, io poi davo un'occhiata, diciamo così, alla classifica. Quindi siamo già in zona playout. Vabbè, la zona playout è un passo. Va bene, siamo alla terza. Allora, due pareggiate e una persa. Va bene, se andiamo avanti così, andiamo avanti bene, insomma, ecco, nel senso. E va bene, poi niente, ragazzi, che dire più? Diciamo che ora ci aspetta martedì, ci aspetta il Monza, giochiamo in casa contro il Monza. Quindi, se giochiamo così, ma a posto. Poi Empoli e poi Vicenza. Boh, che Dio ce la mandi buona e senza vento, come disse qualcuno. Perché qui o ci mettiamo nella testa veramente di stravolgere la situazione, o se no, altro che playoff quest'anno, playoff e Serie A. Ma voi dove l'avete visto il playoff e la Serie A? Fatemi capire. E poi dice, ma no, ma qui, ma lì ho sentito gli amici, poi sono sentito anche con Matteo. Ovviamente non solo lui, ma anche altri. Io lo sapete, no, ragazzi? Quando devo dire che c'ho da dire le cose come stanno, io dico le cose come stanno. Io non mi nascondo dietro un dito. No, ma perché sai? No, no, io perché, perché, non perché. La partita parla da sé, le immagini parlano da sole. Cioè, voglio dire, non è che c'è bisogno di inventarci niente e non c'è bisogno neanche di andare a cercare alibi a destra e a sinistra. Va bene? Perché non c'è bisogno di andare a cercare alibi né a destra e né a sinistra. Ok? D'accordo? Non ce n'è proprio bisogno. La situazione è questa ed è drammatica. Speriamo veramente, ora che rientra Mari, che rientra Vargne, e sperando che cambi il nostro portiere, perché io non ho mai avuto fiducia, voi lo sapete dall'inizio del campionato che lo dico e lo ribadisco. Non ho fiducia in questo portiere, ragazzi, non ho fiducia. Va bene. Cosa dire più? Ragazzi, mi raccomando, commentate il video, fatevi, cioè, nel senso, fatemi, insomma, quello che ne pensate, scrivete quello che ne pensate, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, o se magari avete visto magari delle cose che io magari posso non aver visto o non ho visto, o comunque, non lo so, fatemi sapere, perché insomma è bello avere sempre un dialogo, diciamo così, per quanto riguarda quello che uno pensa e non pensa del commento, insomma, ecco. Va bene, ragazzi, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e io niente, vi rimando alla prossima. Ricordatevi una cosa: Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene, ragazzi, grazie e alla prossima.